Allora, siamo nel 1996. Il web consiste nel protocollo HTTP e nel linguaggio HTML. Abbiamo visto in maniera molto veloce in che cosa consiste il protocollo HTTP e in effetti quella richiesta che abbiamo fatto a mano normalmente non la facciamo perché la fa il browser per noi, quindi il browser che sa come andare a fare la richiesta e ottenere la risposta HTTP. Il browser sa anche come andare a interpretare HTML, però qualcuno l'HTML lo deve generare. E quel qualcuno siamo noi. Sostanzialmente è uno sviluppatore con eventualmente l'aiuto di strumenti che permettano di scrivere il codice in maniera più veloce, però sostanzialmente sta a noi andare a generare i file HTML che contengono le informazioni che verranno mostrate sul browser. Quindi, a questo punto, dopo aver parlato di HTTP e dell'architettura generale web, iniziamo a capire in che cosa consiste l'HTML. In particolare, in questo corso, noi faremo riferimento alla versione 5 di HTML, che è quella più recente. Le versioni precedenti, che sono ancora molto diffuse, hanno qualche piccola differenza, ma l'idea è facciamo riferimento all'ultima versione, che comunque sarà quella che utilizzerete in futuro per andare a scrivere delle pagine. Innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è l'HTML. Allora, HTML sta per Hypertext Markup Language, ovvero è un linguaggio, un po' come un linguaggio di programmazione. Quindi iniziamo a entrare più in aspetti tecnici. È un linguaggio di markup. Cosa vuol dire? Vuol dire che rispetto a un testo normale, l'HTML aggiunge dei markup, ovvero delle annotazioni. Le annotazioni servono per andare a denotare alcuni frammenti di testo come titoli, piedi pagina, elementi di una tabella, eccetera. Quindi le annotazioni dentro un file HTML servono a dire che alcuni elementi giocano un ruolo particolare. Ed è un linguaggio pensato per andare a sviluppare degli ipertesti. Cos'è un ipertesto? È sostanzialmente un testo in cui ci sono dei iperriferimenti, dei riferimenti ad altri testi. Se voi pensate alle pagine HTML che vedete normalmente, trovate dei link, i link sono questi iperriferimenti a altri testi o altre parti di altri testi. È sostanzialmente il linguaggio universalmente utilizzato per andare a descrivere i contenuti web e sostanzialmente permette di andare a descrivere la struttura di una pagina in termini di un albero. Cos'è un albero? Una struttura gerarchica che ha una radice, dei sotto elementi, i quali a loro volta possono avere altri sotto elementi, dei sotto sotto elementi, dove l'elemento principale corrisponde alla pagina HTML, che può essere esplosa in due sezioni, ad esempio la parte iniziale, la testa e il corpo della pagina, i quali a loro volta possono essere suddivisi in articoli, in sezioni, eccetera. HTML, sebbene all'inizio fosse un misto di presentazione e contenuto, man mano si è evoluto verso un linguaggio per andare a descrivere sostanzialmente i contenuti. E
in maniera separata da quelli che sono i dettagli di presentazione. Il contenuto sostanzialmente è il testo, o il fatto che un testo abbia un ruolo specifico, ad esempio un frammento di testo può rappresentare un titolo, piuttosto che l'etichetta di una figura. La presentazione riguarda gli aspetti visuali di questi elementi. Il titolo lo rappresento con che tipo di carattere, con che colore, con che dimensione. Lo posiziono in centro, lo separo dall'altro testo circostante di più o di meno. Questi sono tutti aspetti che riguardano la presentazione e che non fanno parte di HTML. I dettagli di presentazione, quindi ci dicono quali caratteristiche visuali avranno i vari elementi di HTML, sono descritti, almeno secondo la versione ultima degli standard, separatamente in quelli che si chiamano fogli di stile, che seguono uno standard che si chiama CSS e di cui parleremo più avanti. Quindi l'idea è che noi andiamo a descrivere un testo e andiamo a definire le sue varie parti. Ci sarà poi un modo di andare a rappresentare queste parti con caratteristiche visuali diverse. Due informazioni sulla storia. Allora, sostanzialmente, la prima versione di HTML è stata proposta nel 91 da Tim Berners-Lee, che è quello che è universalmente riconosciuto come l'inventore del web. Ci sono state diverse versioni successive, fino al 99, in cui è stata standardizzata la versione 4.01, che è l'attuale versione stabile. Successivamente nel 2000 è stata proposta una versione estesa di HTML che si chiama XHTML, che sostanzialmente è una via di mezzo tra HTML e XML, che è un altro linguaggio di markup più generale. E nel 2014 il W3C, che è il consorzio che si occupa di portare avanti le iniziative di standardizzazione del web, ha proposto HTML5 come candidate recommendation. Quindi non è uno standard ufficiale, ma è una raccomandazione. Qual è la differenza? Normalmente quando parliamo di standard abbiamo degli organi di standardizzazione che partono da una bozza che deve essere esaminata per un certo periodo da tutti gli esperti, i quali devono poter dare entro dei tempi ben definiti dei commenti. Chi è responsabile dello standard deve cercare di incorporare questi commenti o comunque di replicare. Successivamente c'è un ulteriore giro, uno o più ulteriori giri di commenti o di repliche, finché si raggiunge un istante in cui lo standard viene congelato. Una volta che è congelato, si può procedere a un tempo di analisi dello standard e successivamente a una votazione. Dopo la votazione, quello diventa uno standard ufficiale. Ecco, siamo ancora alla fase della bozza e dei commenti. Quindi, più avanti nel tempo, magari tra un anno, due anni, questo, ragionevolmente con poche modifiche rispetto alla bozza che è oggi presente, diventerà uno standard. Tuttavia, buona parte dei browser attualmente disponibili riconoscono HTML5 e lo trattano in maniera corretta, esattamente come è definito nella Candidate Recommendation, che non è uno standard effettivo, ma è sostanzialmente uno standard di fatto. Esempio.
Questa è una pagina web descritta in HTML5. O meglio, quello che scriviamo noi. Il browser dovrà andare a interpretare questo contenuto in maniera opportuna, mostrandoci la sua rappresentazione. Quali sono gli elementi della nostra pagina? Allora, c'è questa dichiarazione di tipo che ci dice che questo documento è un documento HTML. Quell'informazione serve al browser o altri strumenti, una volta che hanno a che fare con questo file, per capire qual è il formato con cui viene descritto. Successivamente abbiamo vari elementi, in particolare abbiamo questi elementi che si chiamano tag, che sono delle etichette racchiuse tra il carattere di minore e di maggiore. Questi sono quelli che rappresentano i cosiddetti markup, le annotazioni. Oltre ai tag, abbiamo del testo. Sample page, sample page, this is a sample. E abbiamo dei commenti che sono nel testo, come potremmo mettere dentro il codice di un programma, ma che sostanzialmente non vengono interpretati in alcun modo. I tag normalmente vengono definiti a coppie, per cui se guardate, qui abbiamo un tag HTML e qui ne abbiamo un altro che è slash HTML. Queste coppie di tag vengono chiamate tag di apertura e di chiusura e servono per racchiudere un frammento del file HTML dandogli un significato ben preciso. In particolare il tag HTML, apertura e poi chiusura, è pensato per racchiudere tutta la pagina HTML. Normalmente la pagina HTML è costituita da due sezioni fondamentali, la prima che si chiama head e la seconda che si chiama body, quindi la testa e il corpo del nostro file HTML. La testa dell'HTML contiene delle informazioni, dei parametri, ma non contiene nulla che verrà visualizzato dentro la pagina HTML. Quello che verrà visualizzato dentro il nostro browser è quanto compare dentro l'elemento HTML, l'elemento, scusate, body. Vedete che qui abbiamo il tag di apertura e qui sotto abbiamo il tag di chiusura. Quindi tutto ciò che sta da qui fino qui verrà utilizzato dal browser per visualizzare il contenuto della pagina. Normalmente, quando abbiamo un tag di apertura del contenuto e un tag di chiusura, chiamiamo quell'entità un elemento. Quindi l'elemento HTML contiene due elementi, il primo head e il secondo body. L'elemento head a sua volta contiene degli altri elementi. Ad esempio contiene questo elemento titolo. L'elemento titolo, nello specifico, è rappresentato da il tag di apertura del testo e il tag di chiusura. Il tag di chiusura è sempre uguale
come etichetta al tag di apertura tranne quello slash. Ok, lo ritroviamo in un sacco di altri casi. Ci sono anche dei tag, e lo vediamo subito sopra, ad esempio questo tag che si chiama meta, che non è costituito da una coppia apertura e chiusura. Per cui, se prendiamo l'elemento title, che normalmente compare all'interno del head, viene utilizzato dal browser non per andare a mettere qualcosa dentro la pagina, ma viene utilizzato per andare a impostare il titolo della finestra del browser. Quindi, se voi cercate di visualizzare dentro un browser questo codice HTML, il titolo del vostro browser sarà sample page. Dentro l'elemento body troviamo una serie di altri elementi, ad esempio questo elemento H1 viene utilizzato, questo elemento H1 viene utilizzato per indicare che quel testo, in particolare sample page, che è compreso tra i due tag di apertura e di chiusura, è un titolo di livello 1. H sta per heading. Il titolo di livello 1 ragionevolmente è il titolo più importante. Poi avremo titoli di livello 2, 3, 4, 5, 6. Per cui se nella nostra pagina volessimo andare a descrivere, una tesi, i titoli di livello 1 verranno utilizzati per andare a dare i titoli dei capitoli. All'interno dei capitoli avremo diversi titoli di livello 2 che andranno a definire le sezioni nei capitoli, eventualmente avremo delle sottosezioni che saranno introdotte da titoli di livello 3 o delle sottosezioni con titoli di livello 4, eccetera. Abbiamo poi elementi di tipo P, quindi iniziano con il tag P e finiscono col tag slash P, che rappresentano i paragraph, che molti in italiano traducono come paragrafi, in realtà in italiano si chiamano capoversi. Quindi, di nuovo, è un elemento, quindi inizia con un tag di apertura, termina con un tag di chiusura e in mezzo ha del contenuto. In particolare, qui vediamo che il contenuto è vario, per cui abbiamo un frammento di testo, this is A, un altro elemento di tipo A e poi dell'altro testo. Quindi in generale io dentro un elemento posso annidare una sequenza di testo e altri elementi. Se andiamo a osservare questo elemento A, che quindi inizia col solito con A e termina con slash A, notiamo che questo elemento è un po' diverso dagli altri perché ha all'interno del tag di apertura questo che si chiama attributo. È una specie di parametro di questo elemento. L'attributo si chiama href e ha quel valore che si chiama demo.html. Normalmente gli attributi sono tutti definiti nella forma di nome uguale valore, dove il valore solitamente è racchiuso tra doppi apici. I tag di tipo A rappresentano quelle che vengono dette anchor.
e sostanzialmente vengono utilizzati per andare a definire dei riferimenti ad altri documenti. HREF sta per Hyper Reference, riferimento a un'altra entità. Quindi, preso nel suo insieme, questo elemento A, che contiene questa, al suo interno questo testo simple, verrà interpretato da un browser come un link a un altro documento. Quindi, nella visualizzazione standard dell'HTML, noi vedremo che simple comparirà in blu con una riga sotto, andare per indicare che quello è un riferimento, per cui cliccandoci sopra, il browser cosa farà? Prenderà quel riferimento e farà una richiesta al server. Oltre al testo normale abbiamo anche i commenti. Nel caso di HTML i commenti sono iniziati da minore, punto esclamativo, doppio trattino e sono terminati da doppio trattino maggiore. Tutto il testo che è compreso tra questi due elementi viene sostanzialmente ignorato. Non viene visualizzato e non viene interpretato in alcun modo dal browser. O almeno non dovrebbe. In realtà, a volte i commenti sono stati utilizzati in passato da alcuni browser per andare a codificare alcuni dettagli particolari che fossero specifici solo per quel browser. Una cosa assolutamente fuori da ogni standard. Normalmente non dovrebbero essere utilizzati per questo scopo. Quindi, cosa succede? Che il nostro browser riceve un contenuto analogo a questo. Lo esamina e capisce che cosa deve fare. Quindi, dalla prima riga capisce che si tratta di un documento HTML e quindi analizza, trova la coppia di tag HTML e slash HTML, quindi un elemento unico che rappresenta la pagina HTML. Al suo interno trova altri due elementi, head e body. Dentro l'elemento head trova alcune informazioni. La prima informazione che trova direttamente come attributo del tag head è che il linguaggio di questa pagina è EN. EN è una codifica standard che sta per English. Questo può essere utilizzato dal browser per andare a verificare, ad esempio, che tutte le parole che compaiono siano effettivamente in lingua inglese. O per andare a visualizzare le parole secondo un qualche standard inglese. Questo tag meta mi dice che il set di caratteri è UTF-8. Vuol dire che la codifica dei caratteri segue uno standard che si chiama UTF-8. Uno standard che voi tutti probabilmente conoscete è lo standard ASCII, che è quello che è alla base di buona parte delle codifiche di caratteri e che assegna a un certo valore una particolare lettera. UTF-8 è una particolare codifica dello standard Unicode che permette di rappresentare dei caratteri in formato numerico.
ci torneremo giusto per capire di cosa si tratta. Successivamente trova un title e quindi a quel punto sa che il titolo sulla pagina, sulla barra del titolo del browser sarà sample page. Poi passa ad analizzare il body, ovvero la parte di testo, di contenuto che dovrà essere visualizzata dentro la pagina. Trova un elemento H1 e quindi rappresenterà quell'elemento, ovvero il testo contenuto dentro quell'elemento, come un titolo di livello 1. Come farà? Ogni browser ha una propria rappresentazione standard di alcuni documenti, alcuni tag standard. Per cui normalmente un titolo di livello 1 verrà rappresentato in grassetto con un font più grande. Poi trova un capoverso, il paragraph P, e andrà a rappresentare questo paragraph con un po' di spazio sopra, un po' di spazio sotto e andrà a scrivere il testo. All'interno del paragraph troverà questo anchor e quindi andrà a rappresentare la parola simple sottolineata. Dopodiché trova un commento che ignora, trova la fine dell'elemento body e quindi ha terminato il suo lavoro. Come viene visualizzata questa pagina? Beh, lo possiamo vedere in questo esempio. Allora, qui vedete esattamente lo stesso codice che abbiamo visto di là. Quella che vedete è una pagina HTML di un server che si chiama codepen.io. Questo server offre la possibilità di andare a scrivere codice HTML direttamente all'interno di una pagina HTML, quindi è un editor HTML fatto sostanzialmente in HTML, più un po' di altre tecnologie tra cui JavaScript. Per cui io posso andare qui a scrivere il mio codice, ad esempio posso scrivere very simple page, quindi è sostanzialmente un editor. In più io a questo punto l'ho ridotto, ma qui sotto è possibile andare a visualizzare il contenuto. Io non ho ancora salvato il contenuto della pagina, se lo salvo il contenuto della pagina viene aggiornato. Quindi questo che vedete qui sotto è sostanzialmente il modo più o meno standard, in realtà, ripeto, dipende dal tipo di browser che utilizzate, perché non c'è nulla nello standard HTML che vi dice come deve essere visualizzato un titolo di livello 1. Per convenzione è in grassetto e un po' più grande. Se io vado a mettere un titolo di livello 2 qua sopra, giusto per darvi un'idea, titolo di livello 2, di nuovo H2, il contenuto e poi slash H2. Vedete che qua sotto è comparso un titolo di livello 2 che è sempre in grassetto ma con un font un po' più piccolo. Vedete che quel very simple che abbiamo dentro l'elemento di tipo anchor viene visualizzato di nuovo. Secondo una convenzione, con un colore blu e una sottolineatura.
Perché ormai è convenzione universale che i link in una pagina HTML vengano rappresentati in quel modo. Tutti quanti voi sapete benissimo che se vedete del testo scritto così, sottolineato e con un colore diverso, normalmente blu ma non necessariamente, quello è un link e quindi ci potete cliccare sopra. Se io oggi vado a chiedere a un bambino di 6 anni di guardare questa pagina e di fare qualcosa, la prima cosa che fa è di cliccare quel link. Magari col dito perché è abituato all'iPad e non al mouse, però ormai è una convenzione universale. Quindi tutti i browser lo fanno. Piccola parentesi, le convenzioni universali di solito si rispettano. Il fatto che nella cultura occidentale, ma anche oltre, normalmente i titoli stanno in cima alla pagina a destra, è una convenzione che rispettano tutti, perché altrimenti noi ci aspetteremo un titolo lassù in cima e invece lo troviamo in basso a destra e quindi ci perdiamo. Nello stesso modo, se voi andate a creare una pagina HTML e andate a definire i criteri di presentazione, ragionevolmente i link dovranno essere in un colore diverso, non necessariamente blu, ma sottolineati. Altrimenti andate a creare un effetto di smarrimento in chi guarda la pagina, perché non sa che quello è un link. Nell'attesa che iLive installino il programma che utilizzeremo poi per tutto il resto del corso, spero nel giro di pochi giorni, gli esempi li vedremo con questa applicazione che si chiama CodePen. È gratuito, quindi potete tranquillamente fare un account e andare a scrivere i vostri esempi in HTML direttamente lì. Il vantaggio è che voi scrivete il codice, salvate e immediatamente vedete il risultato. Okay? Ed è tutto contenuto in un'unica pagina, quindi è molto facile. Per me è anche molto comodo perché io vi faccio vedere questo, una volta che avete il link è tutto pronto, pubblicato, quindi potete andare a vedere cosa ho fatto, andare a vedere i dettagli, eventualmente copiare e fare le vostre prove. Non lo possiamo utilizzare per l'esame perché pur avendo io la massima fiducia nei vostri confronti, è molto facile passarsi del codice da uno all'altro e quindi non rientra nei requisiti necessari per uno strumento da esame. Okay? Torniamo al nostro HTML e vediamo un po' più nel dettaglio i vari elementi. Allora, abbiamo visto che la sintassi di HTML prevede diversi elementi. Dei frammenti di testo. Dei tag, molti dei quali definiti a coppie, come tag di apertura e tag di chiusura. E in generale un tag individuale o una coppia di tag apertura e chiusura più tutto il contenuto rappresentano quello che è un elemento. Quindi in generale un elemento potrebbe essere un elemento semplice come quello che vediamo qua, il titolo H1, oppure potrebbe essere un elemento composto al cui interno compaiono altri elementi. Per cui in generale, partendo dall'elemento più esterno, che è l'elemento HTML, abbiamo sostanzialmente quella struttura d'albero. Gli attributi, o meglio, gli elementi possono avere degli attributi che di solito sono definiti nel tag di apertura. Ad esempio abbiamo visto href uguale demo.html.
Gli attributi normalmente sono definiti come un nome seguito da un valore. Non è strettamente necessario, ma è buona pratica racchiudere il valore in doppi apici. Anche perché se il valore ha uno spazio, il browser prende lo spazio come un qualcosa che separa il valore dal prossimo attributo. E quindi è confuso. Quindi in generale la regola è mettere sempre i doppi apici. Oltre al testo e ai tag, abbiamo anche quelle che sono delle entità. Le entità permettono di andare a rappresentare dei caratteri particolari che o non riusciamo a scrivere con la nostra tastiera. Oppure sono caratteri che sono speciali per l'HTML. Se voi mettete un minore, il browser, o meglio l'engine di visualizzazione all'interno del browser, si aspetta che quello rappresenti l'inizio di un tag, non che sia un minore che voi avete messo tra due numeri. Quindi voi non potete mettere il carattere minore semplicemente così, perché altrimenti andate a confondere il browser. Per cui andremo a utilizzare delle entità per rappresentare questi caratteri particolari. Le entità di solito sono costituite in questo modo, hanno una E commerciale all'inizio, poi hanno o un nome o un codice numerico e sono terminate da un punto e virgola. Ad esempio, se vogliamo andare a rappresentare il minore, andiamo a scriverlo qua, mettiamo un altro capoverso, 3 minore di 4, non lo posso scrivere perché questo minore qua viene interpretato dal browser come l'inizio di un tag, in questo caso un tag 4 che non esiste e che tra l'altro non saprebbe come visualizzare. Quindi al posto di questo minore devo utilizzare un'entità per rappresentarlo. L'entità per rappresentarlo è end lt, less than. Quindi se io salvo, il contenuto, ecco, dopo un attimo mi appare qua sotto 3 minore di 4. Ovviamente ho la possibilità di mettere tutta un'altra serie di caratteri, per cui ad esempio se ho la tastiera inglese e non ho le lettere accentate, per mettere la E accentata posso mettere end e acute, punto e virgola. O se ho un carattere molto particolare, che so, un ideogramma giapponese, se so il codice numerico di quel carattere, secondo la codifica UTF-8, lo posso andare a mettere qua. Ovviamente, visto che la E commerciale viene utilizzata per andare a rappresentare le entità, sostanzialmente i caratteri che io non posso rappresentare direttamente, tali e quali, sono il minore, il maggiore e la E commerciale. Quindi se devo rappresentare la E commerciale farò una end amp punto e virgola. Questi sono i tre caratteri speciali, quindi il minore, il maggiore e la E commerciale.
E poi ho vari caratteri, qui ad esempio vediamo la C di copyright, quindi il carattere che corrisponde alla C di copyright, che corrisponde al codice 169. Quindi è commerciale, diesis 169, punto e virgola, corrisponde al carattere di C di copyright. Attenzione che in base alla codifica del documento quel codice numerico 169 può essere interpretato in maniere diverse. Quindi quello, il 169, corrisponde a quella C col cerchiolino se utilizziamo la codifica UTF-8. Se utilizziamo un'altra codifica, magari corrisponde a un altro carattere. Ok? Mentre invece per l'entità con un nome siamo sicuri che la rappresentazione sia sempre corretta. La struttura generale del documento l'abbiamo vista prima e ve la riepilogo. Abbiamo quel doc type all'inizio, che sostanzialmente serve per dire questo è un documento HTML. Poi abbiamo il tag HTML, in realtà l'elemento HTML, perché abbiamo HTML e slash HTML in fondo, l'elemento HTML che racchiude due elementi a sua volta, l'elemento head e l'elemento body. L'elemento head contiene l'elemento informazioni non visualizzate direttamente dentro il browser, l'elemento body invece contiene tutto quello che andrà visualizzato dentro il browser. In generale ho due tipi di elementi. Gli elementi di tipo blocco, che normalmente possono contenere al loro interno altri elementi, e gli elementi cosiddetti inline, che di solito al loro interno contengono esclusivamente del testo. Nell'esempio che abbiamo visto prima, che torno a mostrarvi qua, P è un elemento di tipo block, perché al suo interno contiene ad esempio A, mentre invece A è un elemento di tipo inline. Normalmente gli elementi di tipo block vengono rappresentati come un qualcosa separato da quanto sta prima. Quindi un capoverso normalmente viene rappresentato separato, proprio visivamente, dal capoverso precedente, con uno spazio più elevato del normale interlinea. Normalmente invece gli elementi inline vengono rappresentati per l'appunto in linea, quindi ho del testo, ho l'elemento inline che continuo a mettere subito dopo senza nessuna interruzione visiva rispetto a quello che li racchiude o li precede o li segue. Per cui se andiamo a vedere il nostro elemento, scusate, la nostra pagina, vedete che questo very simple, il link che è rappresentato dall'elemento A è riportato di seguito senza nessuna soluzione di continuità, mentre invece quel 3 minore di 4 che era dentro un nuovo blocco di tipo P è riportato nettamente separato da quello precedente. Quindi normalmente quantomeno ho una capo, ma di solito nelle rappresentazioni usuali un blocco è separato oltre che da una capo da un po' di spazio rispetto al blocco precedente. Quali sono gli elementi principali che posso utilizzare? Allora, nella head del documento abbiamo il titolo di solito viene riportato nella barra del titolo del browser, o se avete un browser con più tab, nel tab corrispondente a quella pagina.
Abbiamo il tipo di caratteri, quindi la codifica. Abbiamo, ad esempio, una descrizione con un tag di tipo meta, name, description, content, la descrizione del contenuto. Possiamo avere delle parole chiave con un tag di tipo meta, di nuovo, attributo name uguale a keyword, altro attributo content uguale l'elenco delle parole chiave. Possiamo avere uno stile, che sostanzialmente ci dice visivamente come andare a rappresentare le varie parti dell'HTML. Per semplicità lo posso scrivere direttamente dentro la pagina HTML, ma in linea di principio sarebbe da scrivere in maniera separata, in un file distinto. Posso avere degli script del codice che viene eseguito all'interno della pagina. Tutte queste sono elementi che comunemente posso trovare dentro l'elemento head, che è il primo che trovo nella mia pagina. A cosa servono description e keywords? Beh, assieme al titolo servono perché la vostra pagina sia in qualche modo ricercabile su qualunque motore di ricerca. Quindi quelli sono elementi fondamentali che qualunque motore di ricerca utilizza per andare a indicizzare la pagina, oltre al contenuto. Dopo l'head, normalmente c'è il body, e all'interno del body metto tutti gli elementi che servono per andare a rappresentare il contenuto effettivo della pagina. Le altre erano meta informazioni, queste sono le informazioni effettive della mia risorsa HTML. Abbiamo gli headings, quindi gli elementi H1, H2, H3, di solito fino ad H6, però normalmente si utilizzano i primi tre. I paragraph, capoversi, con il P. Abbiamo i block quote, quindi dei blocchi di testo che vengono quotati, normalmente sono delle citazioni, e abbiamo del testo che può essere preformattato. Normalmente il testo che io inserisco dentro un file HTML viene trattato in maniera particolare. Gli spazi, anzi i caratteri di spaziature, qualunque siano, spazi, tabulazioni, a capo, ritorni di carrello, vengono tutti sostanzialmente eliminati e sostituiti da un semplice carattere di spazio. Per cui, nel mio file, se io qua scrivo this is due righe vuote e salvo, qui non cambia assolutamente nulla. Quindi gli spazi agli acapi che voi mettete in HTML vengono sostanzialmente ignorati. Se voi volete andare a capo, sostanzialmente andrete a creare due blocchi di tipo P. Quello viene di solito rappresentato come un acapo. Due capoversi distinti. Altrimenti gli spazi vengono ignorati. Non sempre, però, gli spazi sono irrilevanti. Allora, normalmente gli spazi e gli a capo vengono utilizzati per andare a scrivere del testo che sia leggibile, se scrivete voi a mano il contenuto HTML. Però, se dovete andare a rappresentare, che so, un frammento di programma in cui avete l'indentazione e avete gli a capo che hanno un significato particolare, a quel punto vorreste poter preservare gli a capo
e gli spazi. Questo lo potete fare con quel elemento che abbiamo chiamato pre, in cui potete scrivere del codice e del testo, scusate, e quel testo verrà riportato tale quale, compresi spazi e a capo. Per cui, ad esempio, se scrivo un if x uguale uguale a 1, aperta graffa, printf, hello, punto e virgola, questo testo viene riportato identico qua sotto, vedete, formattato esattamente come quello sopra. Quindi a volte può essere utile riportare del testo in questo modo. Il pre serve proprio a questo. Tra gli elementi inline di solito possiamo andare a dare enfasi a qualcosa o dire che qualche elemento è molto importante, per cui abbiamo i due tag che si chiamano em e strong. Questi sono i due tag che dovrebbero essere utilizzati in HTML5. Nelle versioni di HTML vecchio, in cui non c'era una forte separazione tra contenuto e presentazione, i due tag si chiamavano, in realtà ci sono ancora e possiamo utilizzarli, I e B, dove I sta per italico e B sta per bold. Per cui attualmente, se voi mettete un elemento inline di tipo em, quello viene visualizzato come veniva visualizzato I in carattere italico, quindi inclinato. Strong viene trattato esattamente come B e quindi viene visualizzato con il carattere grassetto, bold. Ci sono altri elementi, forse più di presentazione che di contenuto, ad esempio BR, che sta per break, che vuol dire a capo. Quindi se all'interno di un capoverso volete andare a capo forzatamente, senza dover definire un nuovo capoverso, potete utilizzare BR. Ci sono tutta un'altra serie di altri tag definiti in HTML5, qui io vi ho citato uno che è time, che sostanzialmente riporta un'ora e che quindi può essere trattato opportunamente dal browser andandolo a visualizzare nella maniera corretta. Oltre agli elementi che abbiamo visto finora, ci sono altre strutture, ad esempio posso andare a definire una lista. In HTML io posso definire tre tipi di liste: le liste puntate, non ordinate, le liste ordinate e le liste di definizione. Per andare a definire delle liste, io cosa faccio? Utilizzo gli elementi di tipo UL, unordered list, quindi lista puntata, OL, ordered list, quindi lista ordinata, numerata, e DL, che sta per definition list. All'interno di questi elementi andrò a mettere i singoli item, i punti della lista. Ovviamente questi sono elementi tipo block. Quando io definisco una lista, vado a capo e inizio la mia lista numerata, puntata o che sia. Le liste possono essere annidate, quindi io posso mettere una lista numerata dentro una lista puntata che sta dentro una lista di definizione. Per le liste
normalmente sia quelle ordinate che quelle numerate, quelle, scusate, quelle non ordinate che quelle ordinate, gli elementi vengono definiti con questi li e slash li. Quindi i singoli punti della lista devono essere racchiusi tra li e slash li, quindi elementi di tipo li. Quindi se ho una lista non ordinata, sostanzialmente viene realizzata in questo modo, quindi con una lista con i bullet. Analogamente, se invece di utilizzare UL uso OL, quindi ordered list, la stessa lista viene rappresentata con dei numeri. Il fatto che dopo che sia un numero arabo, che ci sia un punto, che ci sia un certo spazio tra il punto e l'elemento, questi sono tutti aspetti di presentazione, che quindi nella visualizzazione standard vedremo in un certo modo, ma possiamo andare a personalizzare utilizzando dei fogli di stile. Infine abbiamo quelle che si chiamano definition list, in cui i singoli punti in realtà sono composti da due parti, il termine e la definizione. Il termine è definito con un elemento di tipo DT e la definizione è definita con un elemento di tipo DD. Definition term e definition definition. La visualizzazione standard è di nuovo questo tipo. Abbiamo il definition term, poi ho una capo, un po' di spazio e poi ho quello che è la definizione vera e propria. Abbiamo visto già i link che vengono realizzati con gli elementi di tipo anchor A. Normalmente si possono definire due attributi. Uno è href, che sostanzialmente è l'URL del documento a cui io voglio fare riferimento, e un altro elemento è title, che di solito è un'informazione in più che può essere utilizzata in questo modo, quindi title uguale link semplice, allora se io metto un title, quando posiziono il cursore sopra, il titolo appare come tooltip sotto. In realtà il title di solito serve molto di più come elemento aggiuntivo per chi ha problemi di accessibilità. Quante volte in una pagina web avete trovato per il documento cliccare qui, dove qui è la parte evidenziata? Se un non vedente deve utilizzare quella pagina e quindi ha un browser che gli legge il contenuto, il qui gli dirà ben poco. Cioè, voi lo vedete, vedete il qui della frase precedente. Se il browser gli dice c'è un link e gli legge il titolo, questo è un aiuto molto forte per un eventuale utente non vedente. Quindi in termini di accessibilità, di solito si raccomanda sempre di mettere un titolo che sia descrittivo di quello che si può trovare seguendo il link. Per cui il link, il testo che c'è nel link potrebbe essere molto semplice, il titolo potrebbe essere molto più esteso e informativo. Per cui abbiamo ad esempio il nostro link alla pagina principale del Poli e quando
posiziono il cursore sopra, visualizzo. L'URL, riepilogo, l'URL è composta da diversi elementi, lo schema, poi due punti /, l'host e poi il path, seguito eventualmente da punto interrogativo query e eventualmente ancora da diesis e il frammento. Non è necessario che io nelle mie URL specifichi tutto. Potrei specificare semplicemente il path. Se in un attributo href di un elemento A vado a mettere semplicemente il path, come fa il browser a capire qual è l'URL completa? Normalmente si assume che tutti gli URL siano relativi. Relativi a che cosa? Relativi all'URL della pagina corrente. Quindi, se io metto semplicemente il path, il browser dice, beh, tutto il resto, http, due punti, /, il nome dell'host, sono uguali a quelli della pagina corrente. Il path lo sostituisco con quello che specifico. Quindi posso utilizzare delle URL molto più compatte e relative. Tra l'altro, il vantaggio di utilizzare delle URL relative è che se la vostra pagina la spostate da softem.polito.it a www.polito.it e le due pagine sono lì nella stessa cartella, se utilizzate un URL relativo, semplicemente il path, tutto funziona. Se mettete l'URL completa, quindi http, due punti, /, eccetera, eccetera, il tutto funziona solo se quella pagina si trova esattamente su quel server, altrimenti se cambiate server non funziona. Se invece di utilizzare HTTP utilizzate HTTPS, di nuovo non funziona. Quindi in generale è preferibile utilizzare dei riferimenti relativi, quando fate riferimento a pagine che si trovano sostanzialmente sullo stesso server. Abbiamo visto prima negli esempi che cosa sono gli schema, l'host, il path. Ecco, una piccola nota sulla query. Normalmente una query è una lista di chiave uguale valore and chiave uguale valore. Questo viene utilizzato per andare a prendere i dati che voi inserite in una pagina HTML e mandarli al server. Quindi automaticamente il browser codifica i dati che voi avete scritto in quel modo. Altro elemento che voi potete inserire nell'URL è il fragment, in cui andate a scrivere diesis e un nome. Quello serve per andare a fare dei link all'interno dello stesso documento. Quindi se dentro un documento avete un certo elemento che ha un attributo ID con un nome, voi potete utilizzare quel nome come nome del frammento per saltare a quella parte del documento. Quindi questo permette di, se avete un documento lungo, di andare a saltare all'interno del documento. Quel frammento lectures è l'ID di un indice H2 lezioni. Questo esempio è sostanzialmente preso tale quale dalla pagina del corso. Quindi sull'alto, sulla sinistra, nella pagina del corso, vedete una serie di link. Quelli sono link che hanno come URL semplicemente un frammento e vi permettono di saltare a posizioni diverse dentro la stessa pagina. Ovviamente potete inserire delle immagini. Le
Le immagini sono elementi inline, quindi se non specificate nulla e mettete del testo seguito da IMG, quell'immagine verrà messa di seguito al testo. Le immagini hanno alcuni attributi che possiamo utilizzare. Il primo, che ovviamente dobbiamo mettere, è un attributo che si chiama SRC, in cui andiamo a mettere sostanzialmente come valore l'URL dell'immagine. Abbiamo un titolo che ha lo stesso funzionamento del titolo di un link, serve a descrivere, viene mostrato come tooltip, ma la sua funzione principale è migliorare l'accessibilità della pagina. Poi ci sono altri due attributi che sono opzionali, che sono larghezza e altezza, width and height. Sono opzionali perché un'immagine, qualunque sia, ha delle dimensioni predefinite. Il punto è che le dimensioni sono note al browser solo dopo che ha caricato l'immagine. Caricare l'immagine vuol dire fare una richiesta HTTP, aspettare che il server risponda, ricevere tutto il file, analizzare il file, JPEG, GIF o altro, e capire quanto è grande l'immagine. Se il vostro browser sta visualizzando il contenuto della pagina HTML e incontra un tag di tipo IMG, come fa a sapere cosa mettere dopo? Deve aspettare di aver caricato l'immagine per sapere quanto spazio occupa e poi proseguire a mettere il resto del testo. Se invece voi andate a definire già prima larghezza e altezza, il vostro browser sostanzialmente cosa fa? Mette il testo, lascia un quadratino libero con quelle dimensioni e poi prosegue a mettere il testo. Nel frattempo, con calma, potrà chiedere al server l'immagine, il server la potrà mandare e a quel punto, magari quando ha già visualizzato tutto il resto, dentro quel rettangolo mostra il contenuto dell'immagine. Quindi in generale, width and height non sono obbligatori, ma generalmente sono raccomandati per velocizzare il rendering, la visualizzazione della pagina. Normalmente le immagini vengono messe all'interno di blocchi di tipo figure. In HTML4, ovvero l'HTML che è utilizzato ora quasi universalmente, gli elementi strutturali principali sono i titoli, H1 da H1 a H6, i div, che sono sostanzialmente dei blocchi, a differenza dei tag di tipo P, un div non ha uno spazio prima o dopo predefinito, semplicemente interrompe il testo, e quelli che vengono chiamati span, ovvero dei frammenti di testo inline. Quindi nel codice HTML che vedrete in giro, se andate ad analizzare delle pagine, troverete molto spesso div e span. Perché? Perché sono i tag più utilizzati in HTML4. HTML5 è compatibile con HTML4, quindi ve li lascio usare tranquillamente. Tuttavia, in HTML5 la raccomandazione è di utilizzare questi tag come blocchi. Article, section, nav per andare a identificare un blocco di navigazione, ad esempio la barra laterale, e side per mettere del contenuto sia non principale ma di interesse. I titoli da H1 a H6 sono esattamente identici a HTML4, header e footer
per andare a mettere la parte in alto della pagina e la parte in basso. Questi sono i tag raccomandati, tipi di elementi raccomandati in HTML5, ma in realtà per abitudine anche div e span sono utilizzati in maniera molto diffusa. Okay? Div in realtà è la versione generale di article, section. È un blocco elementi composti un po' più complicati, le tabelle. Allora, sappiamo tutti cosa sono le tabelle, qualcosa che è ordinato per righe e per colonne. Per andare a realizzare una tabella in HTML utilizzo l'elemento table. È un elemento di tipo block, composto, e quindi può contenere altri elementi al suo interno. Le tabelle sono descritte per righe. Ogni riga è rappresentata da un elemento di tipo TR, table row. All'interno di ogni riga posso andare a definire varie celle. Le celle sono rappresentate dagli elementi di tipo TD, table data. All'interno di un table data io ci metto che cavolo voglio. Potenzialmente un'altra tabella. Se voglio andare a definire delle intestazioni, posso utilizzare TH, Table Heading. Normalmente i Table Heading vengono rappresentati in grassetto. Posso anche definire una caption, un'etichetta, per la mia tabella, utilizzando un tag di tipo caption. Se vado nella mia pagina di prima, posso andare a definire una mia tabella, table e slash table. All'interno della tabella posso andare a mettere, farlo appunto, delle righe. Quindi metto table row, table data, lunedì, slash table data, table data, aula, anzi, ormai live 1, slash table data, slash table row, altra riga, table row, table data, giovedì, slash table data, aula 5i, slash table data e slash table row. Quindi ho definito una tabella con due righe, ogni riga ha due celle. Le celle sono nella prima riga lunedì live 1 e la seconda è giovedì aula 5i. Come viene visualizzato questo? In questo modo, vedete che è organizzato a righe e colonne, ma nulla di più. Perché, di nuovo, contenuto e presentazione sono distinti. Se io metto nel mio testo delle etichette di riga e di colonna, quindi faccio una table row con un table header giorno, e table header
luogo. E salvo, il risultato è sostanzialmente questo. Vedete che abbiamo giorno in grassetto, luogo in grassetto e poi le due informazioni incolonnate. Quindi semplicemente cosa ha fatto il browser? Me l'ha disposti incolonnati e allineati per righe. Quindi la rappresentazione di default è molto molto povera. In effetti di solito è prassi comune andare a definire degli stili con cui andare a visualizzare le tabelle. Per cui, ad esempio, quella tabella là sostanzialmente ha una struttura analoga a quella che abbiamo visto prima, in realtà potrebbe essere visualizzata in questo modo. Tutto dipende dallo stile utilizzato dal browser. Ma il contenuto è sempre quello. Ok? Il contenuto è quello, la presentazione cambia. Sui form parleremo più avanti. Voglio solo farvi vedere ancora come posso andare a modificare lo stile. Normalmente lo faccio nel mio head, quindi faccio lo copio direttamente da dal codice. Che è quello che poi vi suggerirò di utilizzare in laboratorio, quindi se salvo questo, no, non l'ha preso perché probabilmente non prende i link esterni. Eccolo qua. Allora, questo è uno stile, quindi ho cambiato semplicemente, ho aggiunto questa riga in cui ho detto al browser per visualizzare la pagina usa lo stile che è definito in quel file di stile. Questo è come viene visualizzato, vedete che cambia il tipo di font, il colore, il modo in cui visualizzo i link, e ovviamente cambia il modo in cui visualizzo la tabella. Il contenuto è esattamente lo stesso, cambia lo stile di rappresentazione. L'obiettivo per il prossimo laboratorio sarà iniziare a prendere un po' di familiarità con HTML. Quindi provare a scrivere dei documenti che contengano dei contenuti e visualizzarli magari con lo stile predefinito e con uno stile, ad esempio, che vi fornisco io, che vi dà una visualizzazione un po' più articolata, un po' più complessa. Con questo per oggi abbiamo finito, noi ci vediamo
lunedì in laboratorio.